Ciao, vediamo insieme come realizzare l'effetto griglia o puzzle per Instagram. Quello che vediamo sostanzialmente nel feed, quindi sulla bacheca, che consiste nello scorporare un'immagine in 9 riquadri, come appunto un puzzle o una griglia. Photoshop ci mette a disposizione i suoi strumenti per renderci questa operazione estremamente veloce, versatile e semplice. Vediamo come. Due prerequisiti importanti. È altamente consigliato lavorare con immagini ad altissima risoluzione, possibilmente dai 2000-2500 pixel a salire. Questo perché quando andremo a ricavare i singoli riquadri che comporranno l'immagine, questi saranno di buona risoluzione. Secondo prerequisito fondamentale, dobbiamo immaginare di lavorare sempre all'interno di un quadrato. Quindi, se abbiamo importato nella nostra area di lavoro un'immagine come questa, ad altissima risoluzione, ma fondamentalmente che si estende in orizzontale, la prima cosa da fare è spostarci sulla parete degli strumenti e andare a selezionare lo strumento taglierina, dopodiché dal pannello dinamico che si trova nella parte superiore andare a impostare delle dimensioni di larghezza e altezza assolutamente pari, quindi per un quadrato. Lavoriamo per quella che è la grandezza standard di un'immagine su Instagram, 1080x1080. Andiamo a inserire questi due valori nei campi di larghezza e altezza, dopodiché vediamo come subito a sinistra si attiva la modalità 1 a 1 quadrato. Andiamo comunque a digitare le dimensioni in pixel, potremo anche lavorare in proporzione come abbiamo appena visto, ma lavoriamo in pixel per comodità. Dopodiché andiamo a confermare sempre dal pannellino dinamico sulla parte destra. Ora andiamo a fare una copia dello sfondo originale spostandolo in basso sull'iconcina crea un nuovo livello e a questo punto possiamo andare a creare la nostra griglia. L'immagine è quadrata, rispecchia quello che è il formato di Instagram. Andiamo a ricavare i riquadri che formeranno una griglia o il puzzle. Con il livello copia selezionato ci spostiamo sul menu visualizza e in basso andiamo a selezionare la funzione nuovo layout guida. Da qui si aprirà il pannellino opzioni che ci permette di stabilire quante colonne e quante righe devono andare a formare questa immagine. In questo caso noi dovremo inserire il numero 3 colonne e il numero 3 righe proprio per andare a rappresentare in fase di progettazione la griglia, il feed di Instagram. Lasciamo tutti gli altri parametri di default così come li vediamo. Naturalmente applichiamo dalla modalità anteprima in modo da vedere subito i risultati ed ecco qui abbiamo creato automaticamente delle guide per 3 colonne e 3 righe. Clicchiamo su ok. Ora dobbiamo trasformare queste guide in sezioni. A questo a proposito ci viene incontro uno strumento che Photoshop utilizza per definire le sezioni di una pagina web, se volessimo ad esempio creare un layout web, grazie al quale appunto potremo poi esportare le varie singole sezioni di una pagina. In questo caso i riquadri diventeranno le sezioni. Quindi ci spostiamo di nuovo sulla palette degli strumenti, andiamo nella sezione dello strumento taglierina e andiamo a selezionare lo strumento sezione o scorciatoia da tastiera C. Automaticamente sul pannello dinamico che si trova nella parte superiore vedremo il pulsantino sezioni da guida. Andiamo a fare un click ed ecco qua, il programma ha suddiviso i riquadri in sezioni, quindi 9 riquadri in 9 sezioni. Ce ne accorgiamo perché nell'angolo in alto a sinistra di ogni riquadro c'è il relativo numero, dal primo a sinistra in alto 01 all'ultimo a destra in basso 09, quindi 9 riquadri. L'intera immagine sarà divisa in 9 riquadri, questi riquadri saranno quindi esportati come 9 immagini che potremmo caricare sul nostro feed di Instagram a mo' di scacchiera o puzzle. Andiamo quindi a esportare questi riquadri esattamente in quest'ordine, ognuno come immagine singola e distinta dalle altre. Ci spostiamo dunque sul menu File, poi andiamo su Esporta e Salva per web, versione precedente. A questo punto vediamo un riassunto delle caratteristiche dell'immagine. Nella parte bassa infatti vediamo la dimensione, larghezza e altezza. Come vedete c'è un'altissima risoluzione, 3648. Il formato è quadrato. Nella parte alta possiamo decidere il formato di destinazione. Diciamo che JPEG con un'alta qualità tra 80 e 100 va benissimo. Oppure potremmo scegliere PNG24. Considerando che il PNG24, oltre ad avere caratteristiche che ha anche il formato JPEG, incorpora in sé l'eventuale supporto alla trasparenza. È tendenzialmente di qualità maggiore rispetto al JPEG. Dopodiché andiamo a salvare e gli andiamo a dare una destinazione, quindi una cartella di destinazione finale. Una volta selezionata la nostra cartella, andiamo nella parte bassa e andiamo a dare un nome prima del formato, quindi prima del punto formato, punto PNG. Questo nome sarà poi il prefisso di ognuno dei quadranti, di ognuna delle immagini, quindi per esempio puzzle 1 e automaticamente il programma ricaverà le altre 9 immagini come puzzle 2, puzzle 3, eccetera. Clicchiamo su salva. Andiamo ora a vedere nella nostra cartella di destinazione il risultato finale dell'esportazione ed ecco qui, abbiamo aperto la nostra cartella che automaticamente il programma ha creato come image. Entriamo dentro e vediamo le nostre immagini numerate dalla 1 alla 9, sono i riquadri che originariamente formavano l'intera immagine. Se attiviamo l'opzione, se è possibile, icone molto grandi, vediamo come
possiamo dare già un'occhiata all'anteprima di come verrà il feed su Instagram con i vari riquadri che la comporranno, dal primo all'ultimo. Poi sarà a noi stabilire eventualmente un ordine diverso a seconda del periodo di caricamento. Tornato sull'immagine, possiamo nascondere le guide extra semplicemente andando sul menu visualizza e deselezionando la voce extra. In questo caso torniamo allo stato originale della nostra immagine quadrata. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video! I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.